ma dicono è importante questo punto di vista, perché questo punto di vista è un punto di vista da fuori, tu non sei né dell'est né dell'ovest, e alcune cose che in Germania non si possono dire, tu le puoi dire perché non sei parte in causa, diciamo così. Allora, una delle cose che si può dire è che appunto l'elite intellettuale di quel paese è stata completamente distrutta, tutti i posti di responsabilità nelle facoltà dell'est sono stati presi spesso da mediocri studiosi dell'ovest, perché non ci andavano i migliori alla fine, no? E io sono molto fortunato perché conosco, credo, l'unica persona che nell'ambito delle scienze umane, un medievista, ha fatto carriera essendo dell'est, nel senso che era ricercatore e è riuscito a diventare professore, adattandosi ovviamente a quello. Praticamente quello che succede è il totale annichilimento di queste elite, che ha effetti economici, perché è evidente che se io spazzo via un'intera classe dirigente, poi anche i risultati economici non saranno particolarmente brillanti, no? Perché di regola tutto questo ha un effetto sulla produttività e quant'altro. C'è una categoria che viene particolarmente colpita dall'unificazione, sono le donne, che avevano considerate che il tasso di occupazione delle donne in età da lavoro in Germania era al 94%. Di colpo sono le più colpite dalla disoccupazione. Questo spiega ovviamente anche in buona parte il tasso di natalità che crolla, evidentemente, perché perdono non soltanto le garanzie di cui godevano, pensate che avevano in grosso modo 3 anni pagati di stipendio quando facevano figli, e gli asili nido coprivano il 100% grosso modo della popolazione infantile, e non solo perdono questo, ma perdono direttamente il lavoro. E quello di cui parlavo prima, cioè questo annichilimento delle elite, perché è un fatto anche economicamente rilevante? Perché abbiamo delle persone specializzate a cui non viene riconosciuto il titolo di studio e che vengono derubricate, cioè di fatto in una scala sociale precipitano. Non ci sono dati sui suicidi, ma tra 90 e 91 ci furono molti suicidi in Germania Est per motivi di questo genere. Voi capite, un cambiamento di scenario assolutamente mostruoso. I centri si spopolano, ci sono delle città che hanno perso la metà della popolazione della popolazione che era prima, e avviene un fenomeno, è il motivo per cui i prezzi degli immobili sono molto depressi in certe zone della Germania tuttora, e addirittura vengono distrutte massicciamente le case per tirare sui prezzi degli immobili. È una cosa che stanno facendo tuttora. Considerate che le unità immobiliari che sono state distrutte, allora, gli immobili vuoti stimati da Stolpe nel 2003 erano 1,3 milioni di unità immobiliari, di appartamenti. La soluzione fu quella di abbattere questi palazzi in eccesso. Ovviamente quello che ci dicono è che erano brutti, erano fatti male, erano noiosissimi, bruttissimo a vivere in questi Plattbauten, si chiamano così perché erano piatti, no? E appunto nel frattempo li distruggono per migliorare l'estetica del paesaggio, che è migliorato effettivamente, perché ci sono delle zone della Germania Est che, avendo perso l'industria, la natura ha riconquistato il suo ruolo, non è una battuta, è veramente così. Il problema è che il prezzo pagato per questo è stato abbastanza elevato, ovviamente. E l'altro pezzo del ragionamento è gli svantaggi per l'Ovest. Un'altra delle cose che vengono dette è: sì, ci siamo caricati la Germania Est, ma ci è costata tantissimo. Abbiamo dovuto fare trasferimenti per miliardi e miliardi di marchi prima e di euro dopo. Questo è un punto molto importante, perché primo, è evidente che alla luce di quanto dicevo prima, se tu puoi beneficiare da un giorno all'altro di un mercato
di 16 milioni di abitanti a cui dai le tue merci, un mercato di gente che ha la tua stessa cultura, parla la tua stessa lingua, generalmente gli piacciono i tuoi stessi prodotti, no? Tu cosa avrai? Probabilmente un boom economico, ed è esattamente quello che avviene alla Germania all'inizio degli anni 90. E questo, come sempre, ce lo dicono più i manager che gli studiosi, gli uomini di governo, i quali hanno interesse a dire delle cose diverse. Il presidente dell'epoca della Siemens, Heinrich von Pirer, in un'intervista del 96 uscita sullo Spiegel, ha detto: in Germania all'inizio degli anni 90 abbiamo potuto giovarci del boom della riunificazione. All'epoca negli Stati Uniti c'era ancora la recessione, le cose ci sono andate molto bene. E ci sono, vi risparmio, nel libro che avrà desiderio trova tutte le date, tutti i dati necessari, insomma, per comprendere il background. Sottolineo che in questo testo io ho usato, ove possibile, fonti ufficiali, cioè Bundesbank, governo tedesco occidentale, e è tutto, diciamo, riportato esattamente, a costo di essere un pochino così precisini, insomma, perché è importante, visto che le cose che si dicono non sono molto correnti, è importante citare le fonti, a differenza di quello che spesso si fa quando si parla di questo argomento. Ma considerate che tra il 90 e il 92 l'occupazione scende all'est, come dicevo prima, e cresce all'ovest di 1,8 milioni di unità. La ricchezza cresce in maniera molto significativa all'ovest, e dopodiché subentra il problema, perché se tu, e guardate che questo è un punto molto importante, se tu deindustrializzi un paese e vuoi continuare a esportare in quel paese, cosa devi fare? Devi finanziare i consumi. Non ci sono altre strade. O glieli finanzia qualcun altro, da Marte, arrivano lì, danno dei soldi, o glieli devi finanziare tu. Questo è il senso dei trasferimenti ingenti che sono stati fatti dall'ovest all'est. Erano investimenti anche per fare infrastrutture, certamente. Peccato che poi le imprese che realizzavano queste infrastrutture erano tutte imprese dell'ovest. Questo perché questo è importante? Perché il governo tedesco della unificazione sembra aver capito la cosa sbagliata. La cosa che avrebbe dovuto capire è che non si deindustrializza il vicino. La cosa che ha capito è che si deindustrializza il vicino, ma è sbagliato finanziare i consumi dopo. È il motivo per cui c'è il rifiuto assoluto di fare trasferimenti all'interno dell'Eurozona verso i paesi in difficoltà, perché a loro piace molto, ma questo è logico, la prima parte e non la seconda. Peccato che la seconda sia una conseguenza necessaria della prima, perché se tu hai degli squilibri sempre più forti dentro un'area valutaria tra chi produce e chi consuma, perché hai prodotti più competitivi eccetera eccetera, è inevitabile che o questa cosa vada in frantumi o che ci siano dei meccanismi di riequilibrio tramite trasferimenti. La verità, il mio punto di vista, è che non devono esserci neanche i trasferimenti, attenzione, che non deve esserci la deindustrializzazione, che dove c'è bisogna opporsi ferocemente alla prosecuzione della stessa, come oggi in Italia. Ma veniamo un po' a quello che può essere le implicazioni per l'oggi. Ovviamente noi non abbiamo avuto, quando è stato introdotto l'euro, una rivalutazione della lira del 350%, abbiamo avuto una rivalutazione del 20%, che è comunque una cosa simpatica per chi svaluta, un po' più anche. E chi svalutava era il marco tedesco, che ha avuto una svalutazione grosso modo di questa entità. Ma non è questo il punto, evidentemente, no? Il punto è un altro, che in un'unione monetaria cambiano i rapporti di forza. Cioè, un'unione monetaria è un'unione in cui cambiano delle cose. Intanto è un'unione fortissima, io questo l'ho capito definitivamente facendo questo libro. Cioè, non è vero quando si dice c'è l'unione economica ma purtroppo non c'è l'unione politica, come se quella economica, non quella economica, attenzione, quella monetaria, perché quella economica non c'è del tutto. Come se quella monetaria fosse fragile, no, è un'unione fortissima, cioè che appunto crea un vincolo. Quale vincolo? Il vincolo al recupero della competitività
se non riesce a recuperarle in altri modi, tramite la svalutazione del cambio. Allora, la competitività si recupera in tre modi soltanto, non ce ne sono, potete prendere tutta la letteratura economica del mondo e ne troverete soltanto tre, che sono la svalutazione del cambio, della moneta, la svalutazione del lavoro, cioè la cosiddetta svalutazione interna, cioè pago di meno la gente che lavora per me e così posso esportare i prodotti meglio. La terza, che è quella bellissima, che piace moltissimo a tutti e soprattutto direi a me piace sicuramente molto, è fare investimenti per aumentare la produttività del lavoro, perché poi tutto a questo si riduce, no? Tutto. In modo che io possa avere dei prodotti più competitivi per quella via lì. Cos'è successo di grave dopo la crisi, quando è scoppiata la crisi? Che durante la crisi i privati non hanno la minima intenzione di investire, perché non vendono neanche i prodotti che hanno. Cioè non è che io, se il magazzino mezzo pieno, mi metto a investire per innovare la produzione. Chi deve investire in questi casi? Secondo Keynes, ma non è una cosa particolarmente strana, diciamo, in questi casi dovrebbe essere lo Stato a investire soccorrendo la domanda che è piccola, che è poca, no? Che è troppo poca, che viene dal privato, e recuperare quel gap, insomma, gli investimenti li dovrebbe fare lo Stato. Dopodiché, quando l'economia riprende, può ritirarsi, può aumentare la fiscalità, tutte le cose che sappiamo. Quello che è successo dopo la crisi è che i paesi in crisi sono stati costretti dall'Europa, a guida tedesca, a fare politiche di austerità severissime. Per cui, attenzione, noi abbiamo un vincolo sul cambio e abbiamo un vincolo anche sugli investimenti. Cosa resta? Restano le cosiddette riforme strutturali. Cosa sono le riforme strutturali? Il Jobs Act, che è il contrario di come ce lo racconta. Per fortuna ogni tanto qualche professore gli scappa, ha detto qualcosa, qui c'è un articolo del Sole 24 Ore, di tra l'altro Pietro Reichlin. Sul versante dell'articolo 18 si va verso un ridimensionamento del ruolo dei giudici, riconoscendo la piena legittimità dei licenziamenti per motivi economici. Il punto dell'articolo 18 è questo. È un modo per consentire non l'aumento dell'occupazione, ma la diminuzione dell'occupazione, cioè i licenziamenti per motivi economici, dopodiché la gente licenziata premerà sul mercato del lavoro e farà sì che sarà più facile diminuire gli stipendi di chi lavora. Però attenzione, questo è assolutamente conseguenziale rispetto all'attuale situazione, per i motivi di cui dicevo prima. Perché noi abbiamo gli strumenti per competere, abbiamo quei tre lì. Se il primo e il terzo sono bloccati, resta soltanto il secondo. Perché se io questo non lo faccio, alimento deficit verso l'estero, che mi comporta tutti i problemi arcinoti di squilibrio della bilancia dei pagamenti, che sono il vero problema europeo. Il debito pubblico non c'entra niente con i problemi dell'Europa. È una derivata dei problemi di bilancia commerciale. Questo, guardate, vale per tutti, vale per la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, noi, tutti, la Francia. È sempre una derivata. Ma torniamo alla situazione. Il problema è che la nostra situazione ci dà, come dire, c'è qualcosa di simile in maniera abbastanza inquietante a quello che è successo all'est della Germania. Noi abbiamo un crollo del prodotto interno lordo, non è il 44%, grazie al cielo, è un 10% dal 2008. Questo è il peggiore crollo su una base di questi anni, diciamo, di questa durata, dopo l'Unità d'Italia. Neanche nel 29 abbiamo fatto di peggio. Nel senso che dopo 6 anni abbiamo già recuperato il prodotto iniziale, di partenza. Qui si parla del fatto che forse nel 2020, se lo stellone d'Italia ci aiuta, eccetera. Produzione industriale. Abbiamo perso il 25% della produzione industriale. Disoccupazione non ve lo devo dire, perché mi sembra abbastanza evidente. Ed emigrazione verso la Germania e verso altri paesi, ma principalmente verso la Germania. È esattamente quello che stiamo vedendo. E attenzione, il campanello d'allarme su una situazione di questo genere è che la situazione della Germania Est, con tutte le differenze del caso, però ci insegna che è una situazione che, se prosegue, non si recupera in 25 anni.
tanto è passato da allora, no? Allora, evidentemente qui ci sono tanti elementi da mettere in gioco, io mi limito a pochissimi cenni. Quello che è successo negli ultimi anni, se noi guardiamo la situazione europea, è una distruzione di capacità produttiva, cioè di imprese. Una distruzione di capacità produttiva è molto bello, è economese, molto dotto, significa imprese che chiudono e gente per strada. Questa distruzione è avvenuta in tutti i paesi della periferia e in parte anche in Francia. E considerate che la nostra produzione manifatturiera è crollata del 32% dal 2008. C'è un paese che l'ha aumentata la produzione manifatturiera, di poco, ma l'ha aumentata. Non indovinare? Credo che non ci sia niente. Allora, quello che sta succedendo è che all'interno di quest'area valutaria, con le regole e con le politiche che sono state fatte, sono tre cose diverse, attenzione, l'area valutaria, le regole di cornice e le politiche che sono state fatte. La Germania ha fatto una politica mercantilista. E cos'è una politica mercantilista? Una politica per cui io tengo depresso il valore dei salari a casa mia, fregandomene del fatto che la domanda interna è insufficiente, perché in questo modo esporto di più. Questa è una cosa che tu puoi fare, un momento però, ha un presupposto, questa politica qui ha un presupposto per funzionare, che gli altri non devono farla, perché se gli altri fanno la tua stessa politica, il risultato è un impoverimento generalizzato, che è precisamente quello che sta succedendo oggi in Europa. Ma c'è un altro punto che è assolutamente decisivo. Non è possibile fare una politica del genere all'interno di un'area valutaria comune. Questo dovrebbe essere abbastanza chiaro, perché come se io gioco, come dire, faccio a pugni con uno che ha i pugni legati dietro la schiena, vinco facile. È evidente che avendo la produttività del lavoro storicamente tedesca un vantaggio rispetto agli altri, io posso permettermi, come ha fatto la Germania negli ultimi 15 anni, di aumentare la produttività del lavoro del 14% e di trasferire zero ai salari. Questo significa che questa roba qua va tutta in export, e infatti, cioè, il pezzo della vicenda greca che nessuno ci racconta è che le esportazioni chimiche, della chimica, dalla Germania sono aumentate del 100% verso la Grecia, quella del settore manifatturiero, in particolare macchine strumentali, sono aumentate del 70%, addirittura i beni alimentari sono aumentate, le esportazioni tedesche verso la Grecia. Questo ha alimentato uno squilibrio della bilancia commerciale molto forte, che per un certo periodo questo è stato controbilanciato da cosa? Dalle banche tedesche e francesi che facevano credito ai greci. Cioè quel meccanismo di cui parlavo prima, i trasferimenti per pagare i consumi, c'era. Era un meccanismo perverso, perché voi capite che non è un bel modo, no? Indebitarsi per pagare i consumi, no? Non è una cosa che ha futuro. Questo meccanismo salta quando inizia la crisi negli Stati Uniti nel 2008-2009. A quel punto viene fuori tutto, perché cosa succede? Che le banche tedesche e francesi cominciano a ritirare i loro soldi e fanno crollare il prezzo degli asset finanziari di questi. Dopodiché cosa è stato fatto? La Commissione europea, vedete, quando ci sono dei casi di squilibrio di questo tipo, ci sono due modi per riequilibrare, di cui nessuno è giusto, cioè o paga tutto il debitore o paga tutto il creditore. È ovvio che in tutti i casi di crisi ben gestiti le perdite sono state ripartite, no? Perché per uno che fa debiti eccessivi ci deve essere un altro che fa crediti eccessivi. Se io faccio crediti in maniera sconsiderata, nel settore finanziario, se io faccio un credito in maniera sconsiderata e lo faccio a qualcuno che i soldi li perde, io ce li perdo i soldi. Il capolavoro che è stato fatto dall'Europa è stato, come dire, forzare per un aggiustamento che avvenisse solo dal lato del debitore, salvando i crediti delle banche tedesche e francesi. In che modo? Facendo subentrare la BCE e gli stati europei nei crediti alla Grecia, senza fare una cosa fondamentale, cioè senza fare prima un taglio di quel debito lì. Perché se non lo tagliavi, se non lo tagli come non è stato tagliato, quel debito è impagabile. Cioè non è possibile che tu
paghi un debito che è il 170% del PIL, dove di interessi hai da pagare il 15%, è una cosa che nessuno può riuscire a fare. E attenzione, ancora una volta, queste cose non sono una verità, diciamo, postuma, posticcia. Erano cose che sono state dette all'epoca, sono usciti due anni fa e sono stati ripubblicati anche in italiano, nei giorni scorsi, delle minute del Fondo Monetario Internazionale che evidenziano che i paesi del terzo mondo hanno detto: ma siete matti a fare una ristrutturazione di questo tipo? Voi dovete far pagare i creditori privati, dopodiché ristrutturate il debito e fate tutto quello che bisogna fare. Ma così quella roba lì è impagabile e è una socializzazione delle perdite, sostanzialmente, che è quello che sta avvenendo oggi. Ma quali sono? Ci sono degli elementi, come io vorrei forse finire su questo, ci sono degli elementi psicologici comuni alle due vicende. Secondo me sì, c'è l'arroganza del vincitore, che dice: il mio modello è quello giusto, no? E tu devi fare come dico io, quando è evidente che gli squilibri in Europa sono stati provocati in gran parte, come dicevo prima, proprio dal mercantilismo tedesco. La colpevolizzazione delle vittime, per cui il tema è: i greci non hanno fatto abbastanza riforme. L'autorazzismo. No? Esatto. I greci non hanno fatto abbastanza riforme, dunque ne devono fare di più. I greci, grazie alle riforme imposte all'Europa, hanno perso il 26% del prodotto interno lordo in pochi anni. Io credo che qualunque cosa debbano fare è sicuramente qualcosa di diverso da quello che hanno fatto sinora. Terzo, la riproposizione del modello della Trojan Gestalt. Juncker, quando ancora aveva la carica precedente, ha proposto alla Grecia di fare la Trojan Gestalt perché era andata così bene in Germania. Quarto, l'autorazzismo, cioè l'idea che le vittime interiorizzano, e guardate che questo era molto forte in Germania Est nell'ultima fase. Noi abbiamo un sistema che fa schifo, non siamo buoni a far niente, dunque dobbiamo consegnarci. Uno dei messaggi di questo libro è che consegnarsi non è una buona idea. Questi paragoni possono sembrare arditi, ma vi stupirò, perché ho scoperto di avere un testimonial eccezionale, che è la signora Merkel, che esibisco. Nel dicembre 2013, e chiudo con questo, nel dicembre 2013 c'è stato un Consiglio europeo piuttosto movimentato a Parigi. Perché movimentato? Perché la Germania ha proposto degli accordi bilaterali con alcuni paesi. Io vi faccio credito e voi fa credito, non è che vi regalo niente. E voi fate le riforme strutturali. Il ministro, primo ministro spagnolo Rajoy, ha detto: c'è solo un piccolo problema, io queste cose qui le devo decidere col mio Parlamento, è un po' brutto che le decidiamo oggi tra di noi prima che io ho sentito il Parlamento. E qualcun altro è andato in scia. In tutti questi casi, notate bene, non esiste mai, non c'è mai, non si sa mai qual è la voce del governo italiano, cioè in tutte queste minuti non compare, evidentemente sono in bagno, sono distratti, non si capisce, probabilmente twittano adesso, ma c'era ancora quello prima. A quel punto, come si dice a Roma, la Merkel sbrocca e dice delle cose che sicuramente si è poi pentita di aver detto, ma che qualche diplomatico francese si premura di far avere a Le Monde, che le pubblica, e vengono riportate con una certa evidenza, più o meno tagliate, insomma, a seconda dei paesi, nei giornali di tutto il mondo. E sono queste. Sono cresciuto in uno Stato che ha avuto la fortuna di avere la Germania Ovest che lo ha tolto dai guai. Ma nessuno farà lo stesso per l'Europa. Se tutti si comportano come si poteva fare durante il comunismo, allora siamo finiti. Finché sarò cancelliera, aiuterò tutti, ma non so se potrò farlo un'altra volta, la prima volta sarebbe la Grecia, no? La vita, e sentite, questa è meravigliosa, la vita non è giusta. Se avete mangiato troppo e siete ingrassati, mentre altri sono magri, vi aiuto a pagare il dottore per dimagrire. Non è un diktat, aiutare chi non si può aiutare da solo richiede della comprensione da parte nostra. Allora,
queste, ora io non entro nel, penso che chiunque di voi sappia, sia in grado di commentare così interiormente queste affermazioni, mi limito a tre piccole osservazioni. La prima volta che un esponente della CDU tedesca non definisce la RDT come Stasi, dittatura totalitaria, ma sembrerebbe come un sistema di welfare che questi non si potevano permettere, no? Più o meno, insomma, sembrerebbe un po' quello senso. Ma soprattutto il tema è un altro. Ovviamente c'è l'atto di generosità, è un chiaro paragone tra, c'è un'assimilazione tra l'Europa, intesi i paesi del sud Europa in particolare, e la Germania Est. Cioè il meccanismo è lo stesso, cioè quello che si dice, io l'unica cosa, magari non sarò in grado di farlo per tutti voi, quello che ho fatto così bene da quella parte. Ovviamente questo ha dei lati grotteschi, no? Perché voi immaginate il greco grasso e il tedesco magro, no? Cioè è una roba che non vi viene manco in mente, no? Ecco, cioè proprio nell'iconografia classica dei cliché non c'è quello, ce ne sono altri quali su quali magari non necessariamente dobbiamo entrare in questa sede. Ma ecco, questo è il quadro, no? Allora io credo che una cosa che sia utile oggi fare è ripensare a una modifica molto radicale della situazione in Europa, per evitare che anche questa unificazione monetaria finisca come quell'altro. Io penso che, ve lo dico sinceramente, io ho su questo aspetto cambiato il mio punto di vista nel corso degli anni. Io per un certo periodo ho ritenuto che se noi avessimo potuto evitare le politiche di austerity i problemi si sarebbero risolti. Io non penso più questo, perché il sistema è più complesso. Tu devi, oggi dovresti ottenere tre cose: la fine delle politiche di austerity, una reflazione in Germania, che significa un aumento consistente degli stipendi dei lavoratori tedeschi. Questo renderebbe meno competitive le merci tedesche? Sì. Ed è precisamente per questo che non verrà mai fatto, ovviamente. Il terzo elemento è una lotta molto seria, non sicuramente quella che ha fatto tardivamente Draghi, alla deflazione in Europa. Perché se tutto questo non avviene, considerate che il riaggiustamento di competitività all'interno dell'Europa che dobbiamo fare si aggira, per quanto riguarda l'Italia, ci sono stime ovviamente diverse come sempre in questi casi, tra il 20 e il 30%. Allora, questa roba qui, effettuata per via, che è l'unica che, come vi ho provato a dimostrare, è quella rimasta, della deflazione salariale, cioè della riduzione dei salari, significa stipendi più bassi del 20-30%. I quali innescano, già è successo in parte, una tremenda caduta della domanda interna e dunque un peggioramento della situazione. Per di più, in una situazione di deflazione, il valore reale del debito aumenta e dunque anche il nostro debito diventa, probabilmente già è per certi aspetti, impagabile. E alla fine di questa storia, dopo una deindustrializzazione, un impoverimento, avremo qualcuno che da un'altra parte d'Europa e qualcuno che gli farà eco da noi che dirà perché non avete fatto abbastanza le riforme. Io penso che la cosa più importante da riformare oggi sia il funzionamento di questa Europa. Grazie. Cominciamo a prendere qualche domanda. Prego. Io ovviamente il libro non l'ho letto, ho ascoltato, ho letto un precedente libro dell'autore. Così stai a favore, cioè il microfono così si sente meglio anche il discorso. Sì, io parlo, come si dice, in estemporanea. Sì. Anche lì Antonio. Mettiti lì Antonio, così parli sia loro. Dobbiamo fare delle riflessioni, però se dobbiamo procedere in modo così, come si dice, con le domande, allora cambio stile, insomma, se è questo, che gli spunti sono veramente moltissimi e ogni cosa detta induce, come si dice, a un discorso che potrebbe essere un altro libro. Però non faccio questo perché io giustamente poi qui non... E vado, come si dice, al punto, che può essere anche una specie di domanda,
Dietro questi fenomeni ci sono delle persone, non è che insomma la banca, le cose, la finanza sono dei processi astratti, no? Delle leggi naturali. Ci sono delle persone, perché se da una parte c'è chi si impoverisce, dall'altra parte.